Oggi è un giorno importantissimo perché qui discutiamo con una chiave di lettura innovativa i problemi che oggi sono sotto gli occhi di tutti, la distruzione dello Stato sociale, il taglio della sanità, il taglio delle pensioni, il taglio insomma di tutto quello che è stato il welfare, uno dei vanti poi delle costituzioni democratiche come quella italiana. Bene, questo, tutto questo, secondo poi quanto presenta Luciano Barracaracciolo, ha un responsabile e ha una causa principale che è la costruzione di tutto quello che è stato il progetto europeo, poi scaturito nel suo culmine con il trattato di Maastricht e con l'Unione Economica Monetaria, quindi con l'euro, che come ci spiega Luciano Barracaracciolo sono in palese contraddizione con i principi e i dettami stabiliti e sanciti in maniera irrevocabile dalla nostra Costituzione nel 1948. Come ha accennato lo stesso Marco, il problema è che il processo elettorale nell'ambiente istituzionale che si crea a seguito della prevalenza, quasi incondizionata ormai, dei trattati sull'ordinamento democratico costituzionale, è un corollario, di cui forse riuscirò a parlare in dettaglio. Diciamo, però comunque è un corollario del fatto che il processo elettorale diventa idraulico, cioè in pratica, come abbiamo accennato, è tollerabile purché abbia dei risultati precostituiti e questi risultati precostituiti siano fissati da un'oligarchia che circoscrive quello che si può chiamare un certo equilibrio allocativo, cioè loro l'optimum sanno già qual è. Non devono consultare nessuno, cioè, questa non è la mia teoria, è la loro teoria. Cioè, esiste un discorso famoso di Barroso nel congedarsi come Presidente della Commissione Europea in cui dice esplicitamente questo. Ed esistono poi tutte le enunciazioni, diciamo, del liberismo prima e del neoliberismo dopo che lo dicono. Cioè, in sostanza, questo è tanto più valido in quanto questo optimum economico, che è l'equilibrio allocativo, sia fissato a livello sovranazionale, quindi più è esteso a livello sovranazionale, più si ha questa predeterminazione di ogni possibile politica, di ogni possibile perseguimento di obiettivi. Cioè, in sostanza, gli obiettivi sono predeterminati, sono fissati da che cosa? Dall'ordine sovranazionale dei mercati. Cioè, grosso modo, dall'equilibrio e dall'efficienza che darebbe il sistema dei prezzi raggiunto attraverso il gioco della domanda e dell'offerta, privo di qualunque interferenza dell'intervento statale, che è tanto più disattivabile quanto più io creo delle istituzioni sovranazionali. L'ideale, diciamo, l'estremo punto d'arrivo di questo è un governo mondialista, che appunto tolgano gli stati qualsiasi possibilità di fissare loro degli obiettivi e quindi di usare loro degli strumenti che siano autonomamente decisi dagli stati per questi obiettivi che i singoli stati in genere fanno coincidere con il benessere delle relative comunità. Invece, ripeto, diciamo, il format, l'ideologia, perché questa poi viene tradotta in economia, anzi ci mettono pure degli schemi matematici per dimostrarlo, però semplicemente è ideologia politica. L'ideologia politica è questa, appunto, che non è possibile lasciare alla libera determinazione democratica degli interessi sociali la determinazione degli obiettivi e quindi meno che mai degli strumenti, ma che questa possa essere decisa soltanto da chi governa il processo sovranazionale dei mercati. Il tema del convegno di oggi è quello dei diritti costituzionali legati al lavoro e questa erosione dei diritti costituzionali la stiamo vedendo progressivamente anche su Roma.
ad esempio è quello che abbiamo visto nella precedente consiliatura, quando molti servizi sono stati venduti da parte del comune, quindi della giunta Marino, ma anche quello che sta facendo questo commissario, ad esempio con questo famoso DUP, documento unico di programmazione, con cui si stanno letteralmente vendendo delle quote della città. Mi riferisco ad esempio agli asili nido, che una volta erano un'eccellenza del comune di Roma, avevano 400 asili pubblici, man mano sono andati in convenzione, quindi sono stati privatizzati anche con un maggior costo, oltre che con perdita di posti di lavoro pubblici. Questo è quello che sta proseguendo il commissario. Ad esempio nel DUP è prevista che anche i restanti asili nido pubblici, in buona parte, vengano dati in convenzione, quindi con perdita di posti di lavoro, ma anche con aumento dei costi e quindi della retta per le famiglie. Oppure c'è una progressiva privatizzazione dei servizi pubblici, anziché risanare le nostre aziende andando a eliminare gli sprechi come in ATAC e in AMA, le si è fatte diventare dei carrozzoni pieni di sprechi. ATAC perde 200 milioni di euro all'anno, così si può dire il servizio pubblico non funziona, ed ora appunto si sta procedendo alla progressiva privatizzazione del 20% delle quote di questi servizi pubblici, fino ad arrivare ai beni culturali, perché la nostra Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela il patrimonio artistico, e invece si stanno affidando a privati in concessione, con la scusa che non ci sono soldi, ma il bilancio del Comune di Roma i soldi ci sono, con la scusa che non ci sono i soldi per il restauro, si stanno dando a privati in concessione molte opere del nostro patrimonio artistico romano, tra cui il Teatro Marcello. In realtà, come dicevo, nel bilancio del Comune di Roma i soldi ci sono, basta andarli a recuperare, sfruttarli bene e restituire ai cittadini romani dei veri servizi pubblici, come del resto il referendum del 2011 aveva stabilito. Perché le idee che vengono affermate oggi con i trattati europei sono vecchie. Ve lo dicono perché sono esattamente le stesse idee che vengono confutate dai costituenti, perché sono il tentativo con nuove formule di riproporre la vecchia economia, quella di prima della crisi del 29. Lo uso come spartiacque simbolico, perché possiamo anche su questo disquisire, ma insomma sostanzialmente nel mondo occidentale perlomeno questo è il punto. La Costituzione non è vecchia rispetto all'impianto delle teorie economiche e della visione della società che c'è nei trattati europei, è il contrario. I trattati europei sono il frutto di un tentativo di restaurazione dell'economia neoclassica, liberista dell'Ottocento e del primo Novecento, sapendo che c'erano le teorie keynesiane che erano state istituzionalizzate nelle costituzioni democratiche e pluriclasse fondate sul principio della tutela del lavoro. Questo implacabile tentativo di restaurazione viene offerto come nuovo. Io lo ripeto perché è veramente importante focalizzarlo. Tant'è vero che Ruini gli dice, Ruini ma anche altri, noi abbiamo bisogno di un'economia nuova, non quella vecchia della scienza dell'Ottocento. Chiarito questo punto, noi abbiamo fatto una grandissima parte del cammino, perché da questo momento possiamo smettere di sentirci in colpa, perché sono loro che erano in colpa, sono loro che hanno fallito. Sono queste teorie che hanno portato il mondo una prima volta a crisi economiche spaventose e ancora di più a diseguaglianze spaventose nelle società in cui veniva instaurato quel tipo di capitalismo, fino al punto che ci fu la rivoluzione bolscevica. Adesso non dovete andare a discutere che tipo di capitalismo c'era in Russia, però obiettivamente la reazione fu la diffusione del marxismo, anzi loro se ne lamentano pure, perché dicono che la teoria del plus valore nasce dall'idea che avevano Smith e Ricardo della produzione. Quindi dice no, non basta mai quanto va dissimulata la spietatezza di quella scienza economica, non basta mai, la dissimulazione è fondamentale, viene riproposta in modo dissimulato in costituente già, perché il neoliberismo di cui Einaudi si fa portatore, il neoliberismo del colloquio Lippmann, il neoliberismo di Repke, di
che otto liberismo di Nietzsche, di Rustov, di Hayek, ovviamente Hayek e lo stesso Lippmann. Adesso su ognuno di questi personaggi potremmo raccontare, perché è interessante saperlo, perché vedendo cosa fanno capite chi sono, vedendo che ruolo hanno avuto nella storia capite a quali interessi hanno servito e capite quindi le loro teorie a quali interessi servano. L'interesse era quello della restaurazione di quel tipo di economia che aveva fallito. Loro sono in colpa e noi cercavamo l'equilibrio del benessere. Noi, italiani della Costituente del 48, e ovviamente noi oggi chi siamo? Noi siamo una massa di cittadini disinformati sistematicamente da un sistema mediatico che riflette il complesso di interessi e che porta avanti la strategia di dissimulazione, se non vogliamo dire di menzogna, che è una tipica tecnica di affermazione di questa ideologia politica che si traduce opportunamente in una serie di misure di politica economica, che sono tutte nel loro complesso scritte nel trattato. Ma come le hanno scritte? Perché come la tecnica della dissimulazione è decisiva, sono state scritte dentro i trattati in modo da non essere comprese, lo dice Amato, no? I trattati sono stati scritti in maniera che nessuno potesse capirli. Io nel libro cerco di darvi delle chiavi di lettura per cui, assunti certi principi, si capisce quello che c'è scritto nei trattati. I principi che hanno voluto trasmetterci i padri costituenti con questi articoli sono principi di tutela di tutte queste cose che oggi la costruzione europea sta mettendo in secondo piano e sta distruggendo. Nella nostra Costituzione un posto molto particolare per quanto riguarda le tutele ce l'ha il lavoro, e purtroppo oggi vediamo non è così coi dettami imposti dall'Europa, che poi in Italia si sono tradotti, come abbiamo visto, con il Job Act. La tutela poi in Costituzione di tutto quello che è lo Stato del welfare, la tutela del risparmio, che è un argomento molto attuale oggi, no? Con le regole europee che hanno imposto il salvataggio delle banche da parte dei risparmiatori, anche questa tutela, che è sancita irrevocabilmente dall'articolo 47 della Costituzione, viene meno. Qui oggi noi cerchiamo di trasmettere questo concetto, che è importantissimo se si vuole portare l'Italia, se si vogliono portare i cittadini e la popolazione al di fuori di questa crisi che sembra non avere fine. Riaffermare i principi sanciti all'interno della nostra Costituzione contro i dettami del libero scambismo, del libero mercato, del lordo liberismo, che sono la base e le fondamenta della costruzione europea e della moneta unica. Dentro la moneta unica, come poi conclude Luciano Barracaracciolo nel suo libro, non c'è speranza di riaffermare il diritto al lavoro, il diritto alla sanità gratuita, il diritto a un'istruzione pubblica, il diritto in generale alle pensioni, a tutto quello che è welfare. Quindi dobbiamo assolutamente affrancarci da queste catene, riaffermare la superiorità della nostra Costituzione e andare avanti recuperando quelle che sono secondo noi le due leve fondamentali per poi dare benessere alla popolazione in tutte le sue declinazioni, cioè che sono la definizione delle politiche economiche e di conseguenza anche la definizione delle politiche fiscali e monetarie. Oggi noi, aderendo passivamente ai trattati europei e alla moneta unica, abbiamo derogato queste prerogative a delle entità sovranazionali comandate dai mercati e dalle oligarchie finanziarie. Noi in Europa lo sappiamo bene, li vediamo tutti i giorni. Il Presidente della Commissione Europea, Juncker, è espressione di queste oligarchie, amico delle multinazionali a cui permette di pagare aliquote fiscali irrisorie sui loro utili, o come il commissario alla regolamentazione finanziaria Jonathan Hill, un ex lobbista al soldo delle grandi banche d'affari che oggi è chiamato a regolare i mercati finanziari, a proteggere i risparmi degli europei e dei cittadini italiani. I risultati li vediamo tutti i giorni. Quindi questa giornata fondamentale per riaffermare i principi e le tutele della nostra Costituzione, che sono irrevocabili e sono quello su cui si dovrebbero basare le politiche delle istituzioni poi di governo. Se quelli
fino al giorno prima vi dicono e sono i governi e sono quelli che sono i poteri consolidati, no? Sono le traiettorie politiche consolidate, hanno sempre detto una cosa e hanno sempre voluto all'unanimità e con fortissima convergenza quelle clausole. Che gli dite? Che poi abbiamo visto, sono delle clausole che servono a ripristinare il sistema neoliberista, il mercato del lavoro merce, in sostanza. E voi gli andate a dire, adesso cambiate, e come li costringete? Questo è il punto, è di fatto, tutto è possibile, le procedure di revisione del trattato sono previste dall'articolo 48 del trattato principale, del 2, ma non è, avete, scusate, ma tutti i greci, gli spagnoli ogni tanto se ne escono, e lo stesso Hollande è uscito, ma l'ha depositato, l'articolo 48 lo prevede, addirittura le parti più importanti, quelle che riguardano la moneta unica, e quindi le cose più draconiane che ci stanno, che incidono sulla vita degli individui, cioè quindi sulle politiche sociali, chiamiamoli così, sanno nella parte del TFUE che è soggetta alla procedura di revisione semplificata, quindi chi glielo potrebbe impedire di depositare un trattato e dire da oggi facciamo tutti insieme e ricominciamo e vediamo queste sono le cose che io propongo.